Ma ci aspettiamo dopo tante iniziative che abbiamo lanciato già dallo scorso anno, come quella presentata nella conferenza stampa di oggi con i tour operator tedeschi, ci aspettiamo grandi risultati. Già l'anno scorso è stata una stagione molto soddisfacente, con un aumento percentuale di circa il 9% su presenze e arrivi in regione. Quest'anno contiamo di fare molto di più, perché gli investimenti che vengono fatti sulla promozione del territorio poi non è che si vedono sempre nell'immediato, si vedono a lungo raggio. L'investimento della grande partenza del Giro d'Italia, ma tutte le altre iniziative, dalla Notte dei Serpenti alla Settimana d'Annunziano, sono tutte iniziative che tendono a far conoscere Ismail Abruzzo, oltre alle azioni di promozione turistica che facciamo sul territorio, ma quotidianamente, sulla stampa, sui media, sulle televisioni, diciamo ovunque, sulle impression sui cellulari, l'operazione Napoli Calcio, cioè, diciamo, ne abbiamo tante di cose messe in pentola a bollire, ora ci aspettiamo i risultati. Come sono le prenotazioni fino ad ora? Ma i primi contatti che ho avuto con i grossi gruppi ci dicono che l'Abruzzo sta andando molto bene, che gli alberghi hanno già, diciamo, chiuso, ma diciamo che per l'estate sulla regione Abruzzo non ha mai sofferto grandi cose. Il nostro obiettivo è quello di destagionalizzare, per fare in modo che gli alberghi siano pieni anche a giugno e settembre, magari allungare sulla stagione anche ai primi giorni di ottobre, e fare in modo che gli operatori e che i turisti vengano anche e invitino i nostri operatori a tenere aperti gli alberghi anche fuori stagione, e in questa maniera si può ragionare andando a creare proprio delle iniziative che ti permettono di tenere le strutture alberghiere aperte, perché se le strutture alberghiere hanno delle iniziative che portano persone, vi faccio l'esempio, l'iniziativa che è stata fatta 15 giorni fa a Montesilvano dei campionati italiani di triathlon è un'iniziativa che ha portato migliaia di persone in Abruzzo con alberghi pieni in tutta la costa, e quelle sono le iniziative che appunto incentivano il turista a far conoscere anche l'Abruzzo, per magari tornarci solo in vacanza dopo. Turisti italiani e da quali altri paesi all'estero? Allora, i nostri mercati attualmente migliori, ovviamente anche per il discorso dell'aeroporto, con il quale stiamo collaborando bene anche con azioni di promozione turistica, sono il mercato inglese, il mercato tedesco e il mercato svizzero, oltre al mercato anche olandese, diciamo, dove ci sono i voli principali con il territorio. Però poi c'è anche la Germania, con la quale abbiamo dei voli, però nella conferenza stampa odierna, ad esempio, questi viaggiano con voli di linea, è un turismo non low cost, è un turismo che spende e quindi preferiscono il volo di linea, atterrano a Roma, si organizzano con tutti i transfer e arrivano qui in Abruzzo e si fanno la loro settimana, diciamo, anche con una spendita abbastanza buona nel territorio, perché vengono e hanno già i pacchetti tutti pronti. Quindi, diciamo, stiamo investendo in vari settori, speriamo che di raccogliere i frutti. Sino ad ora, in questi ultimi 3 anni, i numeri ci hanno dato ragione, speriamo che continui così.